grazie anche a Stefano degli Abati, che poi insomma ci sta facendo questa, ci sta dando questo aiuto con le sue letture e la sua partecipazione. Adesso nel programma di sviluppo dell'associazione DILA abbiamo aperto numerose sedi operative non solo in Italia. Una delle prime ad essere aperta, e non ed una delle più attive, è quella di Pontinia, in provincia di Latina, che copre tutto il territorio laziale ed è affidata alla presidenza di Angela Maria Tibelli. Flora Ducco, anche lei, che è la vicepresidente, amica dell'associazione DILA, ci parla di tutto questo. Grazie. Buongiorno, sono commossa e onorata di essere qui a rappresentare la delegazione dell'associazione DILA di Ischia per la Regione Lazio, di cui sono anche la vicepresidente, lo dicevo prima. Porto i saluti di Angela Maria Tibelli, che ha vinto il secondo premio della narrativa, che conosciamo tutti molto bene, che è molto attiva nella zona di Pontinia e in tutto il Lazio, e nonché poetessa e scrittrice. Benvenuta in questo momento per motivi di salute e di famiglia, però è qui con noi, telefona, è molto attiva, la sua presenza è molto valorosa. Angela Maria Tibelli ha scritto il libro Gioco d'amore a Sermoneta, tradotto in numerose lingue e quindi diffuso in molti paesi sia europei che extraeuropei. È stato anche da me presentato in più occasioni per le associazioni che rappresento, oltre ad essere amica dell'associazione DILA, sono anche segretaria dell'associazione Calmana Museo delle Donne del Mediterraneo e vicepresidente dell'associazione IBDAR Peace Arti per la Pace del Mediterraneo. E quindi abbiamo presentato questo libro presso il Palazzo Caetani di Sermoneta in occasione del Maggio Sermonetano del 2017, a Latina presso il Museo della Terra Pontina nel mese di luglio 2017 e a novembre presso la Chiesa di San Michele Arcangelo in occasione dell'evento Sermoneta incontra l'anima del cinema. Ho incontrato un paio di anni fa Angela Maria Tibelli ed è subito nata una grande simpatia, affinità e collaborazione culturale ed artistica, come anche con la grande pittrice internazionale Milena Petrarca, presidente del premio Magna Grecia Latina a New York. E con loro sono riuscita ad organizzare tanti eventi significativi, sia nel territorio di Latina, Sermoneta, Norma, Pontinia e Roma. Il libro di Angela Maria Tibelli, che ho visto nascere, perché mi chiamava, mi diceva tante cose, insomma veramente è stato un libro che ho visto nascere sin dalle prime pagine. E ha coinvolto molte potenzialità artistiche operanti nel territorio pontino, perché ha voluto inserire all'interno le immagini di quadri di vari pittori e pittrici del territorio pontino, fra cui anche il mio quadro Amore oltre confine, che vedete qui avanti, l'ho portato proprio per entrare nel merito. E il libro è particolarmente bello e coinvolgente anche nella veste, perché la scelta della copertina e dell'immagine tratta da un'opera della pittrice Milena Petrarca è molto sensuale ed appassionata. Nell'abbraccio amoroso dove si riconosce il grande ballerino Nuri e la sua amata. All'interno vi sono varie immagini ricche di fascino ed emozioni dei vari pittori scelti da lei, accomunate dal filo conduttore dell'espressività sentimentale, colta nelle dimensioni più alte dell'animo umano. Sempre in questo libro Angela Tibelli ha scelto una mia opera, ve l'ho detto prima, che ha vinto il primo premio Immagine San Valentino presso Tripalda, in provincia di Avellino, ed è stata presente in numerose mostre importanti, sia italiane che estere.
a Parigi, a Londra e anche in Russia. Parla di solidarietà e apertura universale, si esprime attraverso il colore che illumina scaldando e curando l'anima. Il quadro, oltre a questo quadro, ci sono anche altri due miei quadri presenti nella mostra fuoristante e nella Galleria degli Uomini Illustri, e a cura dell'Associazione Edila, quella di Bruno Mancini. Ritengo Angela Maria di Bengo ed essa dell'amore in tutte le dimensioni possibili. Ella riesce a trasmettere con i suoi versi e racconti la grande forza dell'amore come dono di una vita meravigliosa, calda e ricca di emozioni e passioni, degna di umanità. I suoi versi arrivano direttamente al cuore, sono intimi e coinvolgenti, passionali ma anche ricchi di consapevolezza per le stanze del mondo. La sua poesia si eleva in una dimensione altissima che va oltre alla fisicità o all'amato, che esprime con grande impeto e passionalità. Sentendo il dolore per la sua assenza o per la sua fragilità, comportamenti e tradimenti, ma sempre provando gioia e gratitudine per lo stato d'amore in cui ella è immersa. Uno stato d'amore che lei conosce profondamente, riconoscendone tutti i modi. In alcune poesie elogia la dedizione di Penelope, l'amorevolezza di Filomena Marturano, la ribelle Mannarella o la compassione della sua donna Speranza, che è la protagonista del romanzo. E il tutto si compenetra in uno scenario incantevole e familiare, quello di Sermoneta, uno dei borghi più belli d'Italia. E a cui lei dedica molti versi. La poetessa Angela Maria Tiberi è immersa in uno stato d'amore perenne che va oltre l'amato e che la forza è il principio di vitalità e gioia che ricompensa ogni vuoto e colma il suo cuore. Uno stato infinito che lei riesce a donare al mondo intero con entusiasmo, dolcezza e semplicità. La poetessa che scappa da Sermoneta dalle insormontabili pene d'amore non si fa l'animo, ma parte dell'India per occuparsi dei poveri e dona tutte le sue lettere dell'amore alla scrittrice per averne testimonianza futura. L'autrice è immersa in una dimensione d'amore infinita che è alla radice dell'uomo e che si sublima come amore altissimo, motore del mondo. Immersa in uno stato di infinito amore, l'autrice accetta e dona a piene mani questa fonte di ricchezza di cui ne ha piena consapevolezza e che dona con dolcezza e semplicità al mondo e che ne rappresenta la salvezza. Poi gli altri miei due quadri, se li volete visionare dopo, parla di donne sorgenti e per Vinca, il fiore che spacca il cemento. E niente, trovate anche la mia biografia, il mio profilo critico con queste brochure all'esterno se siete interessati. Volevo chiudere con la mia poesia. L'acqua. Domina l'acqua la luna, affluiti gogliante d'essenze, nascosta al giaciglio terreno di falda o sorgente più pura, improvvisa si mostra, attraversa, sposando la terra nell'essere forma, dissolve e scioglie energie, ogni dubbio roccioso portato nel cuore. Corrode le forme al consumo del tempo, lo irrora stillando la vita essiccata e già spenta. Poi scende a inondare le valli, a baciare le spiagge e donarsi ai campi e terreni. L'acqua sorella è già madre, è una donna di fluido destino, elemento divino.